Ciao ragazzi e ciao ragazze, ultimo video, vi giuro che è l'ultimo video vestita e conciata così sulla My Beauty Box di dicembre. Non ho avuto tempo di girarlo prima, comunque vi dico subito che la My Beauty Box mi è arrivata prima di Natale. La My Beauty Box mi sta stupendo tra ottobre, novembre e dicembre. In questi 4 mesi la My Beauty Box per me è il top. Io, raga, sta diventando fenomenale, mi sta stupendo sempre di più. Vi dico che mi piace tantissimo, mi sta piacendo tanto. Comunque, vi faccio vedere subito cosa contiene la box. Come avete visto, il packaging è cambiato. Non mi dispiace, se non sbaglio, stavo ricordando il vecchio packaging, non mi dispiace, è più professionale, più... non lo so, mi piace comunque. Raga, fantastica sta My Beauty Box. Allora, io credo che... quella di gennaio partirà il giveaway, quindi restate sintonizzati per partecipare al giveaway di gennaio. Devo chiedere, comunque mi sa che è a gennaio. Allora, in questa My Beauty Box c'è un qualcosa che non mi aspettavo. Sicuramente, se avete già visto i video sulla My Beauty Box, sapete di che cosa sto per parlare. Ve lo faccio vedere subito il pezzo forte, non ve lo lascio alla fine. C'è un libro ed è Il Diavolo Veste Prada. Devo dire che appunto questo romanzo ho sempre voluto leggerlo, ma non mi sono mai soffermata lì e prendilo, non l'ho preso. Alla fine ho visto forse una... no, decina no, 5-6 volte sì, però il film Il Diavolo Veste Prada, bellissimo film, mi piace. Raga, leggerò Il Diavolo Veste Prada, che vi devo dire, mi piace tanto. Comunque, prezzo del libro è di 11 euro, IVA inclusa. Comunque, contenuto all'interno della My Beauty Box di dicembre, sì. Poi, altro prodotto contenuto all'interno della My Beauty Box è questo quad di ombretti, non ancora utilizzati. Cercherò di fare, vedo se riesco a girare un tutorial con questa piccola palette. Questa è da 1,8 grammi e vi dico subito quanto costa quella grande. Allora, c'è la palette da 150 grammi che costa 24,60 euro. Questa quindi dovrebbe essere una mini size, però devo dire che, cioè, non mi dispiace. Può essere anche che sono... è proprio un accenno sulle cialdine. Boh, non so. Comunque, carini, i colori sono bellissimi, scriventi. Sto facendo gli swatch dei colori. Cioè, questo qui che è bellissimo. Cioè, sotto il sole ha dei riflessi incredibili. Sono tutti comunque shimmer. Sì. Sì, vabbè, ho fatto uno schifo, raga, lo so. Ho fatto uno schifo. Comunque, questa è la palette. Poi, il quad più che palette. Poi, all'interno della My Beauty Box c'era un pennello che qui viene descritto come adatto per tutti i tipi di ombretti, sia in polvere che compatti, utilizzabile sia da asciutto che da bagnato, utilizzabile per applicare e sfumare l'ombretto sulla palpebra mobile e fissa. Allora, prezzo del pennello, questo è un full size ed è 10,90 euro della Beauty Time. Allora, questo è il pennellino.
non è assolutamente da ombretto, da sfumatura e tutto il resto. Questo è un pennello da labbra. È proprio veramente piccolino. Questo è da utilizzare per solo ed esclusivamente per le labbra. Non puoi utilizzarlo, a meno che non vuoi utilizzarlo, essendo così piccolo appunto, per sfumare sotto la rima inferiore, ma no, per la rima inferiore io preferisco ugualmente uno a penna. Quindi questo è un pennellino da labbra che non è mai male. Quindi, e costa 10,90€. Poi, altro prodotto contenuto all'interno della box, prodotto che già ho già utilizzato. Primo impatto, l'ho utilizzato una volta, non mi ha entusiasmato, a parte la profumazione che sa veramente intensamente di cocco. Il prodotto in sé per sé non mi ha entusiasmato. È un balsamo della Verde Oasi. Ora non so se è totalmente verde. Qua sto intravedendo l'inci. Vabbè, non so se è totalmente verde l'inci, però il balsamo non mi ha fatto impazzire, anche se quello che in realtà quando l'ho visto, wow, il balsamo al cocco, sì, così colà, avevo appena finito lo splendor al cocco, quindi la profumazione è incredibile, sa intensamente di cocco, però il balsamo non lo so, lo devo continuare a riprovare. Poi, altro prodotto contenuto all'interno della My Beauty Box. Ah, il balsamo costa per Verde Oasi 5,50€, un full size. Quello è un full size da 150ml, quindi questo costa 5,50€. Poi c'è una crema viso prime rughe. Eccola qui. Sì. E questa qui è un 15ml, la full size da 50ml, costa 43,90€. Io credo che che 15ml sia proprio la dose giusta per testare un qualsiasi prodotto. Quindi questo è il prodotto, con scadenza pari a 6 mesi dall'apertura. Mi lasciate la borsa, gatti. Ok, quindi questo qui non l'ho provato, sinceramente non so se lo utilizzerò, non credo. È vero che prevenire è meglio che curare, però non so se lo utilizzerò. Poi altro prodotto contenuto all'interno di questo. Ah, questa ad esempio sì. È una crema intensa, crema super nutriente con olio di macadamia bio, ed è sempre della Verde Oasi. Questa magari la utilizzerò come crema da giorno. Prezzo di questa crema non lo dice, qui c'è scritto che dai 23€ ai 58€ per la full size da 200ml. Questo è un 10ml, non so il prezzo effettivo di questa qui per quanto riguarda la full size. La mini size l'ho trovata nella My Beauty Box. Ultimo prodotto contenuto all'interno della My Beauty Box, poi non c'è più nulla, è questa fiala che ha una scadenza bassissima, ovvero 30 giorni dall'apertura, quindi dovete fare una specie di terapia che duri 30 giorni, fa quasi paura. È un siero, è un trattamento proprio viso, perché prima di mostrarvelo, costa un botto, costa un botto, questa costa per 4 flaconcini da 5ml, quindi questo, 4 di queste costano 135€, mentre 8 costano 225€. Vabbè, ragazzi, dura proprio un mese dall'apertura, eccolo qua, e
Non l'ho aperto, non ho intenzione. Lo metti così ora e poi c'è. Vabbè, non l'ho ancora aperto perché se io devo utilizzare una cosa per un mese in maniera costante, devo essere costante, altrimenti no. Comunque, fatto sta che questa My Beauty Box, queste ultime My Beauty Box, mi stanno facendo impazzire. Mi piacciono tanto. Giù nell'info box troverete, nel mio info box troverete un piccolo codice sconto. Vi mando un enorme bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi!